Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurri, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua sulla demo di Final Fantasy XV, Platinum Demo per la precisione. Da come ho capito, controlleremo il protagonista quando è bambino e apprenderemo un po' il gioco in questione. Sono veramente curioso, anche perché non vedo l'ora di giocare il gioco quando uscirà. Il 30 settembre e molto probabilmente ci farò anche il gameplay. Allora, avventurati in un sogno che risale all'infanzia di Noct, e insieme a un tenero amico scopri un'anteprima del fantastico mondo di Final Fantasy XV. Spettacolare, veramente. Io penso che per figli intende il protagonista. Ma quindi è una specie di principe, ho letto maestà? Graficamente è molto bello il gioco. Oddio, mi piacerebbe averlo in casa mia. Sembra un Pokémon. Che mi ha dato il Samsung Note 5. Smartphone all'avanguardia. Ma me l'ha regalato o lo devo pagare a rate? Come? Il carbuncolo mi sta scrivendo su WhatsApp, com'è possibile? Che figata sta cosa! Tutto questo lo stai sognando tu. Allora, mi muovo così. Con X si salta, con quadrato schivato, ok. Che cosa curiosa. Ma che è diventata una specie di platform? Hai sbloccato i pannelli di bronzo. L'attacco dei giganti! Perché mi è venuta in mente questa battuta squallida? Chissà a cosa servono questi cristalli. Se così possiamo definirli. Oh, Madonna! Non hai mai dormito così profondamente. Ah, va bene, dobbiamo svegliarci. Nella vita di tutti i giorni. Fammi prendere pure questo. Il tempo è passato rapidamente. Ah, il ciclo giorno e notte. Forse per far vedere un po' come funziona. Sì. Ah, finalmente si combatte. Spada a giocattolo e martello di plastica. Ma che è sta merda? Spada giocattolo, spada per bambini, leggera e maneggevole, che infonde coraggio a chi la impugna. Mi sembra strano. Martello grande ma leggero, adatto anche ai più piccoli. Produce un buffo suono quando colpisce. Già mi immagino il suono, proviamo un attimo. Allora, con cerchio si attacca. Ma potreste. Ecco, venite qua, mannaggia. Ecco, avevo immaginato che tipo di martello fosse. Proviamo un attimo la spada giocattolo. No, il sistema di combattimento mi piace molto. Ok, sconfitti. Grazie mille per le congratulazioni. Dove stai i fuochi d'artificio che non li vedo? No, è niente. Affanculo. E poi mi sono ritrovato a fare il gameplay adesso di un gioco con uno shot. Avrei preferito qualche lolly. Aspetta, un attimo di vedere se ci sta qualcosa lì. Sarà da questa parte? Sembra che sia per succedere qualcosa. Oh mio Dio! Il Leviatano!
Mi sembrano quegli spettacoli nel Disneyland Paris. Vabbè, dai, buttiamoci. What the fuck? Siamo nella sua ciotola dove beve acqua? Mi sembra di stare nel... Sì, come si chiama? Nell'opera Alice nel Paese delle Meraviglie, più o meno. O magari pure nel Principe Schiaccianoci. Prova a lanciarne uno. Che mi ha dato? Fuochi d'artificio! Eccoli qua, finalmente possiamo festeggiare. Non potevi darmeli prima? Borsa piena di misteriose sfere, da cui si sprigionano fuochi d'artificio bellissimi. Quando si svuota, puoi riempirlo usando un pannello di rifornimento. Ok, proviamo. Bello! Aspettavo qualcosa di meglio, ma accontentiamoci. Ah, questa forse è per mostrare che si potrà poi guidare, sì, si possono guidare delle vetture nel gioco completo, quindi per muoversi in tutto il mondo, essendo open world. Sul tavolo! E come cacchio ci arrivo? Lo so, come ci arrivo col pensiero? Le texture potevano essere fatte un po' meglio. A bassa risoluzione. Se potevano spiegare un po' di più, i programmatori. Vabbè, andiamo di qua. Borsa piena di sfere che scatenano tuoni e fulmini quando le lanci. Potrei provare ad utilizzarla come arma, però aspetta, giusto per far effetto, va. Figata! Mi sento come Harry Potter. Oh, bella questa musica. Me la ricordo dal trailer. Che porta al lieto fine del tuo sogno. Ok. Cerchiamolo insieme e sarà fatto. Non so perché questa demo mi ha ricordato molto Kingdom Hearts. Boh, sarà un'impressione mia. Altro dono per me. Martello di plastica 2, ecco. L'avevo intuito. Una magnifica luce quando colpisce viene concessa solo ai bambini davvero coraggiosi. Vediamolo. Bello! Che figata! Certo che dà il suo bel effetto, con la luna piena. Sì, lascerò così, mi piace troppo. Allora, do cacchio si va? Una specie di toro. Ma what the fuck? E posso pure attaccare quando sono così. Che figata! Ah, un punto interrogativo. What the fuck? E quindi? Il regalo migliore sarebbe stato giocare con lui. Un ciocobo a terra per dire che è depresso. Ho come l'impressione che il figlio non ha una buona relazione col padre. Un classico. Ah, ecco dove bisognava entrare, di qua. Bello. Nel posto dove ti senti più al sicuro. Dormiglione come se... Lo so per esperienza. Magari con una bella ragazza. Bravo Carbuncolo, hai capito già tutto. Oh, già mi immagino che adesso mi sveglierò accanto ad una bellissima ragazza, la donna della mia vita, con cui mi sono sposato, fatto dei figli, alla fine poi mi ritroverò con una bambola gonfiabile. Un lieto fine classico dello zoo. Dai, forza, vediamo un po' che succede. Non so come è venuta in mente sta bambola gonfiabile. Oh, bello qui. Ah, non è finita ancora la demo? Il palazzo reale. Vuoi vedere che ci sarà un boss? Mi sa di sì. Credo proprio di no! Carbuncolo! Ehi, vabbè, uno che dorme. E io dovrei adesso affrontare... sto coso... incazzato, ho paura. Ah, grazie mille, Carbuncolo.
これが守ってくれる。でもイカノクト、夢の中ではお前が王様なんだ。僕は怖くない。Che adesso diventa adulto, ecco. Te pareva? No, se tu sì sono io, però cresciuto. E adesso si combatte seriamente. Sbagliando si impara. Vaffanculo. No, no, no. Mamma che schivata. Aspetta, posso. Vampa. Ah, così? Bello. Quindi questa è la magia. Che adesso ho finito. No, 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 no. Questo è il materiale di lui. Attenzione. Poi ho lo spadone. Aspetta, lo voglio provare. Forza, attacca. Ecco, vaffanciappole. Questo che fa? Hai recuperato tutti i PM. Ah, grazie mille. Mi sembra un po'. Ma che sto combattendo la Dark Souls? Qui aiuto! Ah, ho capito cos'è. Va di lui! Ok. Aia. Sconfitto. Un applauso, grazie. Ho combattuto un po' di merda, ma va bene lo stesso. Andiamo verso di lui. È sbloccato i pannelli di platino. Chissà cosa potrebbero fare. Sì, qua poi non vedo nient'altro, quindi... Vabbè, possiamo andarci. Giusto per sfizio? Esplodono sti cosi? Era ritornato il fuoco d'artificio, comunque l'effetto sì. Ha funzionato lo stesso. Oh! Che bell'auto! Grazie al cavolo! Tieni i soldi! Lì dentro puoi sentirti sempre insieme al tuo papà. Che bell'animaletto, me lo voglio portare a casa. Che poi quel corno sembra una fragola attaccata con lo super attacca, ma sono dettagli. Vabbè, lascio Carbuncol. Il sogno che hai appena esplorato è solo una piccola anteprima. La grande avventura ti aspetta nel mondo sconfinato di Final Fantasy XV, dove ritroverai Noctis, ormai diventato grande, e conoscerai i suoi amici più fidati. Ci sarà anche la tua piccola guida e sarà tutto ancora più bello di un sogno. A presto. Oh, che bello, un ciocobo con tanti cuoricini. No, al momento penso che l'ordino comunque è in formato fisico, sinceramente. Vabbè ragazzi, direi a questo punto di concludere questo episodio, spero che vi sia piaciuto, adesso non so se si vedrà una specie di filmato finale stile trailer, ma credo di no. E se volete commentate al riguardo su questa demo, se vi è piaciuto oppure no, se voi poi comprerete Final Fantasy XV. Io ripeto, farò il gameplay molto molto probabilmente. E detto questo, vi saluto. Grazie ancora per tutto il vostro supporto e alla prossima. Ciao ciao!